agli abitanti dell'Eurozona. Questo è il mio ultimo discorso come cancelliera di Germania, perché anche se non sembra, sono vecchia. Prima di ritirarmi in un convento sulle alture di Monte Carlo, volevo registrare questo VHS per il mio successore. Ho regnato tanti anni d'Unione Europea. E nel tempo libero governavo anche su Germania. Zona sopravvissuta a crisi di 2008. È stata una bella botta. Ho anche affrontato l'invasione di Crimea, la Brexit, che ha spezzato il mio cuore, che è brutto quando ci si lascia. Avevo detto in Inghilterra, guarda che se ti ho fatto qualcosa, la gente parla e si risolve. Magari con una bella guerra, ma si risolve. Comunque, e per non farmi mancare niente, mi sono anche fatta pandemia. L'ho ritirata perché avevo paura che in 2022 sarebbero arrivate anche 7 piaghe d'Egitto. Che forse porta un po' di sfortuna, non so. Forse sono solo superstiziosa. E quindi, con questo messaggio volevo congratularmi con nuovo cancelliere di Germania e nuovo capo di Unione Europea, che non sarà mai bravo come me, ma sono sicuro che farà del suo meglio. Perché il problema non è governare Germania. Il vero problema è governare l'Unione Europea. Perché i cittadini di Eurozona non accettano che sia Germania a comandare. Abbiamo sempre comandato noi tedeschi in questo continente. Eppure fanno finta di non capire. Allora bisogna essere perentori e un poco dittatoriali. E soprattutto, non bisogna mai dare soldi all'Italia. Nein. Perché quelli spendono soldi in cazzate invece che investire in infrastrutture e trasporti. Perché noi paesi nord Europa risparmiamo come formichine e poi questi di sud Europa tutti sabati sera vanno fuori a spendere. Deve finire questa storia. Germania non vi può mantenere tutti. Vi potete trovare un lavoro voi altre nazioni dell'Eurozona. Siete grandi e adesso anche vaccinati. Batteria di camera sta finendo, quindi adesso io vi saluto e vi prego dimenticatemi.